Ciao a tutti, oggi prepareremo la piadina romagnola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più il tempo per la cottura. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, strutto, sale, acqua, latte e lievito istantaneo per torte salate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo strutto. Il latte e l'acqua. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina e il lievito e il sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in un contenitore e copriamolo con pellicola a contatto. Adesso andremo a formare le piadine. Prendiamo una parte dell'impasto, ricopriamo sempre con la pellicola a contatto, diamo la forma di una pallina, dopodiché andremo a stendere col mattarello. Una volta stesa, mettiamola da parte e copriamola con pellicola a contatto per evitare che l'impasto si secchi. Proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver steso tutte le piadine, adesso le cuoceremo in una padella antiaderente. Le cucineremo una per volta da entrambi i lati sino alla totale doratura. Piadina romagnola, grazie e alla prossima ricetta.